Siamo tornati qua nella casa di Amiche sul 13 Estate, in compagnia logicamente della mia immancabile amica. Cosa stai combinando? Sto pensando, mi metto questo occhiale oppure sto senza? Insomma, occhiale sì, occhiale no. Occhiale cioè, sì, sempre, certo. Sì, però no, no, tu sei proprio guarda terra, quanti ne hai poi. Sei sempre... terra a terra, devi essere un po' più profonda. Cioè se metto l'occhiale io vedo bene da lontano così. Se invece lo tolgo non vedo benissimo. E allora io, mi chiedevo. Io li uso, io li uso per vedere bene da vicino. Infatti guarda, adesso anch'io ne ho diversi. E quando indosso tipo questi, no? Faccio così. Aspetta, vedo tutte le tue rughe. Come allora, mai? Toglitelo. Tolgo? Comunque, ecco, tu sei proprio. No, io pensavo, immagina se si potesse un giorno andare dall'ottico, fare gli occhiali e poter vedere sì bene da lontano, sì bene da vicino, ma anche chiedere all'ottico: vorrei uscire di casa e vedere un campo di papaveri. E lui mi dà un occhiale con le lenti apposite. Dammelo. Dammi questo libro. Ma tu perché? Hai letto certo. Spoon River? Io l'ho letto perché tu lo conosci? Certo, e c'è proprio anche il racconto dell'ottico. L'ho preso per quello, stavo proprio dicendo che infatti Edgar Lee Master ha scritto proprio un bellissimo poema, un epitafio per l'esattezza, perché sono tutti epitafi, dove lì c'era un ottico magico e se tu volevi vedere le nuvole o la pioggia avevi gli occhiali appositi. Allora io così per un attimo tra tutti i miei occhiali ho pensato che cosa bella. Ma sai che è uno dei miei racconti preferiti? Quello? Sì. Dai, sì. Allora hai visto? Ma non ti stupisce perché io lo conosco. Allora volevo dire questo, ma tu perché lo conosci? Perché l'hai letto o perché te lo hanno raccontato? No, perché mi hanno obbligato a leggere, non l'ho letto tutto, devo dire la verità. non avevo quasi dubbi. Però il racconto dell'ottico mi è piaciuto in maniera particolare. E poi perché l'abbiamo. Era il saggio del corso di recitazione che ho fatto. Cioè hai smesso, sì. Certo, sono negata. Ah, ecco. Volevo dirlo, sono negata, anzi chiedo scusa al maestro Latini perché va bene, prometto che non salirò più su un palco a teatro. Al limite a presentare qualcosa, ma non certo a interpretare. Va bene. Ascolta. Però era bello, quel pezzo mi è piaciuto tantissimo. In effetti. Mi piacerebbe molto esistessero degli occhiali così profondi dove realmente puoi vedere ciò che vuoi. Tu pensa, un giorno ti svegli una mattina e metti quegli occhiali dove non vedi tuo marito, metti gli occhiali e vedi Ben Affleck, capito? L'impatto è non vedere gli ex. E insomma, comunque, detto questo, cosa facciamo? No, allora io volevo dirti anche un'altra cosa. Lo sai chi è arrivata la settimana scorsa? Proprio per Ferragosto, capito? È Simona. Ah, la tua amica? Sì, la mia amica ha avuto il coraggio di chiamarmi per invitarmi al party di Ferragosto. E secondo lei io domani mattina devo partire. Ma scusa, eri andata al matrimonio? No, non sono andata al matrimonio perché lei ha messo il Liban e doveva vedere ancora con quanto questa io cosa. Le mandavo. Io le potevo fare un regalo da 100 euro e quindi non ci sono andata. Secondo me lei mi ha invitato al party di Ferragosto in costa perché secondo me mi vuole chiedere. E non vai? Dai, parti, domani siamo in vacanza. Okay, lo sai che c'è cosa? C'era anche chi? Valeria è andata al matrimonio.
Valeria Marini. Sì, sì, ma lo sai cosa ha fatto? Mi sembra di aver letto, ma vabbè, ormai è anche storia vecchia, che si è lanciata per prendere il bouquet e l'ha tutto distrutto. Esatto. È vero? Vergogna, sì. Ma tu veramente non sei andata, oppure c'eri? No, e io ti sei non nascosta? Sono andata perché l'ho trovato sconveniente questo dell'Iba. Comunque Valeria questo vizio ce l'ha, perché quando è venuta al mio matrimonio pretendeva che io lanciassi il bouquet. No? Ma perché tu hai invitato Valeria Marini? Certo, alla... era ancora a Cagliari quando io mi sono sposata. Beh, amica tua di Massimiliano? No, no, amica mia, insomma, amica, una conoscente. Pretendeva che io facessi questo perché voleva prendere il bouquet già da allora, Sibolira Goiai, non ti sposi Valeria, e il tempo è andato, fatene una ragione. Ma perché non si è mai sposata? Una volta, ma è finito dopo 3 giorni, non si è sposata. E ti aveva invitato? No, non mi aveva neanche invitato. Vabbè, hai risparmiato 2 regali, esatto, figurati. Brava. Ma va bene, cosa facciamo? Andiamo un attimo in pubblicità, poi dai, presentiamo l'ospite. Mandala tu la pubblicità. Ok. Amiche sul 13, aspetta che metto un paio di occhiali nuovi. Estate? Torniamo tra pochissimo. Qui nello studio di Amiche sul 13 estate. Dalla regia mi stanno facendo troppi scherzi, eh? Va bene che abbiamo superato, cioè abbiamo fatto il giro di boa delle puntate, però prima spengono un monitor, poi un altro. Gli ho detto poi io giù. Di spegnerlo, perché nel monitor che c'è su c'è sempre il tuo primo piano, non comprendi un perché. Allora gli ho detto spegnetelo. Guarda, capito? Che me lo fanno lo stesso il primo piano, vuoi vedere? Guarda. Guarda, anche adesso ti stanno facendo, vedi, un primo perché piano. Perché è il profilo uguale proprio, e lei siamo identiche. Comunque... gli ospiti di questa sera. Presentali tu, perché io con questa gente non voglio averci niente a che fare. Niente che vedere. Poi io si lo dirò, dice. Perché. Niente a che vedere. Niente vedere. A che vedere. Va bene, io dico rapidamente i nomi. Corrado Marini è il nostro ospite, un amico, un personaggio, a Cagliari. Chi è che non conosce Corrado Marini? Io penso nessuno. Io lo conosco da un sacco di tempo e... lui un po' più grande di me, perché andavamo anche a scuola assieme. Accanto a lui, lo presenterà lui, però io dico già il nome. Puoi dire buonasera e benvenuti. Buonasera, benvenuti. Benvenuti. Io non sono abituata tutti. A stare in televisione come voi, sono che siete scappati. Io sono un povero ottico. Sì. Scappato di casa. Sì, scappato di casa, sì. Se non diciamo a Robby Frau di poi togliere un po' di audio. La mia ripresa non è bella quanto la vostra, tra l'altro. Per fortuna, cioè, sarebbe... guarda qua, cioè io quel signore vecchio non lo riconosco. Vero? Cioè, non, sì. Accanto a te. Accanto a me è... Massimo Poma. Massimo Poma. Anche chi non conosce Massimo Poma a Cagliari. Mio cugino, amico? Ma mio fratello, mio compagno di scuola, nostro compagno di scuola, nonché compagno di avventure, disavventure e di crescita a livello spirituale e a livello sessuale, si può dire. Ah, vuol dire quello ma che non vuoi. Perché abbiamo avuto rapporti sessuali insieme. Perché vi raccontati. Siete confessati. Sì, no. Crescita è un parolone. Vabbè, tanto che si può. Insomma, quindi la domanda, quando vi siete conosciuti, ce l'hai già detto. E allora... perché ha portato lui qua? Esatto. Questa è la domanda. Avrai tanti amici, ma hai scelto lui perché? Allora, perché diciamo che i parenti di solito te li trovi, ma gli amici te li scegli. Questa è una frase fatta, naturalmente. Ma in tutti questi anni la costante che io ho avuto a fianco a me è stata Massimo, nei momenti di disperazione, nei momenti più belli della mia vita, sono stato il suo testimone di nozze, quindi ho partecipato al suo matrimonio anche come testimone. Direi una cosa che non so se posso dire, poi Massimo mi dirà se è stato un cretino, ma lo sono tanto. Mi sono opposto a un suo matrimonio, come ho detto di no alla prima volta che lui mi ha chiesto di essere suo testimone di nozze. Non credevo in quel matrimonio e ho trovato una scusa, sino a che poi non sono stato messo alle strette e ho dovuto dire che non credevo in quel matrimonio, che poi fortunatamente non si è celebrato. Non si è celebrato, Massimo, perché lui ti ha detto di no?
Corrado per me, come ha detto lui, è sempre stata un po' una bussola, nel senso che ci siamo sempre ritrovati in tutti i sensi, anche nelle situazioni più semplici, più futili, ma anche nelle situazioni di difficoltà. Devo dire che quando uno ha dei dubbi su quello che deve fare della propria vita e trova la persona al suo fianco che in quel momento è disinteressata e ti dice un qualcosa che potrebbe anche ferirti, ti fa riflettere, ed è quello che onestamente mi ha portato ad aprire ancora di più il mio cuore a mio cugino, ma perché effettivamente non era la scelta giusta quella che stavo per fare. Però, sai che questo non lo sapevo? Intanto è la prima volta che ospitiamo due cugini. Sì, ecco, io pensavo davvero fosse semplicemente un amico, scopro ora che è anche tuo cugino. Ma quando invece tu, Corrado, hai ascoltato un suo consiglio, quella volta che? Allora, Massimo, mi ricordo, eravamo a cena a casa sua, io ero ancora dipendente in quel periodo. Massimo fa un lavoro ben retribuito, diciamo affermato. Io diciamo che ero semplice dipendente senza avere, senza scadere nel. È bello essere dipendente, sì. Ok? Però Massimo aveva visto delle capacità forse che io non ero riuscito ancora a intravedere in me stesso, forse per poca sicurezza e così via. E una sera stavamo arrostendo fuori e Massimo mi ha detto: secondo me tu, se dovessi fare tale cosa, riusciresti perché hai tutte le capacità. Quella frase è stata molto importante perché è stato un leitmotiv che mi ha portato a sentirla ogni giorno come primo respiro del mattino, sino a che un giorno sono riuscito a trovare la forza, perché per licenziarsi è difficile quando c'è una figlia in arrivo soprattutto. Quindi mia figlia è nata che ero disoccupato in quel momento, però quella frase di una persona che credeva in te è stato un supporto incredibile, nonostante non fossero gli anni migliori per poter aprire un esercizio commerciale. Certe parole, certe frasi sono servite per darmi quella carica in più, quel pizzico di follia che poi mi è rimasto per poter fare quello che poi è successo. Anche perché magari forse sapevi che se qualcosa poteva magari andare male, c'era comunque sempre lui pronto lì a proteggerti, a supportarti. Sì, no, quello sì, quello è stato molto importante, perché se quando cadi, se cadi ti fai male, non è che c'è, però ho un po' uno spirito americano che dico: cado, mi rialzo, non è un problema. Quante volte nella vita abbiamo ricevuto dei no secchi che magari ci aspettavamo che fossero dei sì sicuri, invece tutto è andato a scattafascio per una piccola cosa. Quindi alla fine comunque vada, sapere che potevi contare sul supporto morale di quella persona che ti ascoltava senza giudicarti, certo, e senza darti dei consigli futili, quelli che ti dà quel tuo amico così che dice: ma dai, vedrai che la supererai. Caspita, come la supererai? Parole in quel fatte. Momento lo sto subendo io, quindi certo. In quel momento non mi serve un dai, la supererai, ma quali sono le strategie per poterla superare? Ok? Mi serve una soluzione o mi serve quantomeno un paracadute in quel momento, perché magari il mio stato psicologico, certo, non è al 100%. Massimo per me è sempre stato un punto di riferimento molto importante nella mia vita. Magari non gliel'ho detto mai abbastanza. Ma guarda, è la trasmissione giusta, sì, lo assolutamente sai? Sì. No, l'ho invitato perché comunque amici, ho detto, amici nella vita ce ne sono tanti. Certo. Ma delle persone che sono praticamente delle persone che sanno già a cosa stai pensando, quindi sembra che lui arrivi in anticipo su quello che io devo fare. In effetti voi siete un po' la vostra storia è la conferma di quello che ho sempre pensato. Io ho sempre pensato che avere un amico, un'amica estremamente importante, però come hai detto tu prima, no, i parenti non li scegli, ti capitano. Se invece hai la fortuna di avere un parente che ha poi anche il sentimento dell'amicizia, è proprio bingo.
cioè hai fatto bingo. Questo secondo me è ancora più un rapporto veramente unico e speciale, e un po' vi sto invidiando, pur essendo un'amica molto fortunata, perché posso contare sulle amicizie che ho, che sono state comunque fondamentali anche per alcune mie scelte, non così tanto come le vostre, però forse proprio questo legame anche di parentela. Ma sì, posso aggiungere una cosa? La cosa più bella di Massimo è che uno gioisce dei tuoi successi e non ha l'invidia del tuo successo, partecipa al tuo successo gioendone in maniera di cuore. Quindi la cosa più bella è questa. Adesso non voglio fare un'esegesi di Massimo che sia un santo, perché ce ne siamo dati di santa ragione anche, cioè, ci siamo presi a cazzotti, ci siamo fregati. Beh, la ragazza siete, magari cugini, cioè, non è che cioè, ne abbiamo combinate, però diciamo che l'uno con l'altro tendeva sempre a proteggere l'altro. Tommaso, adesso lui ha parlato di te benissimo. Chi è Tommaso? Massimo. Tommaso? Massimo. La pastiglietta non era giusta. Tommaso. Vabbè, era, che il 14 c'è un caldo fuori. Sbaglio. Questo è un lapsus freudiano. No, Tommaso. No, è rimasto ancora alla settimana scorsa. La settimana scorsa. Okay. Volevo sapere da te. Il difetto, ma un difetto quello che ti fa anche sorridere, di Corrado. Ah, cioè, mamma mia. Io volevo solo dire una cosa in più. Ho paura, perché ce ne sono miliardi. No, allora, Corrado tendenzialmente non ha grandi difetti, e quindi non mi viene in mente nulla tra i difetti. No, che non fa mai questo gesto, vero? Mai. No, ma quello non è un difetto, forse. No, quello è un tic. No, è una metto sugli occhiali. No, scusate, è una caratteristica per vendere più occhiali. Devi tenere mettere l'attenzione, Corrado, su quel gesto. Corrado ha un problema che io devo dire la verità, cioè un po' gli invidio e un po' cerco sempre di mettergli il freno, perché lui ha una generosità che è talmente estrema che a volte non vede che dall'altra parte non c'è la persona pronta ad accogliere la sua generosità come un atto di benevolenza, ma diventa un qualcosa della serie: approfitto del fatto che Corrado sia molto generoso. E a volte questa cosa ti porta a sbattere contro dei muri. Fa parte della crescita, per carità, perché anche lì uno impara. Il problema è che Corrado è peggio di me, noi non impariamo mai. Noi continuiamo a sbattere contro il muro perché crediamo nel fatto che di fronte a noi ci siano sempre persone per bene e persone che credono comunque che la tua generosità è anche la loro generosità, ma spesso non è così. Sì, molto, molto spesso non è così. Molto spesso. Torniamo un attimo indietro, Corrado. Sì. Allora, noi... Di quanto vuoi tornare indietro? Torniamo indietro. I miei capelli bianchi possono tornare indietro di tanto tempo e diventare biondi anche. Va bene, passiamo al fatto che ci siamo conosciuti a scuola. Sì. Poi comunque ci siamo conosciuti anche nel lavoro. Sì. Quindi raccontaci in breve quello che è il tuo inizio di attività, perché comunque tu sei... Ne l'abbiamo detto tante volte anche in altre puntate, ci piacciono le persone che ci mettono la faccia. Sì, diciamo che in linea di massima, nel mio settore che riguarda l'ottica, naturalmente, adesso farò il gesto che Massimo diciamo, però sembra anche stia dicendo una cosa intelligente quando mi aggiusto gli occhiali. Era fatto di luoghi comuni dove c'era il negozio di ottica un pochino... avendo portato gli occhiali da quando ero piccolo, ho frequentato tantissimi ottici e quello che mi lasciava perplesso era che comunque era un po' vecchiotto il tipo di comunicazione che avevano i negozi di ottica. Quindi ho detto, cioè, lo sanno che se è un ottico e vende gli occhiali, lo sanno che un ottico vendellato, perché non comunicare in maniera diversa? Perché non far trovare sulla pubblicità, magari nel cartellone, qual è il tuo pensiero, oppure far trovare chi poi troverai, tipo Paola e Sandra che lavorano con me, quindi facendo dei giochetti come se fossimo i 007 e così via. Quindi la mia comunicazione è iniziata con mettendoci la faccia un po' per caso, per dire ok, sono qua. Un po' perché sei un po' narciso.
viso, e sai di essere un belloccio? No, 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 sì, no, per quello, no, 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 naturalmente come tutti non ci piacciamo mai, però diciamo che in linea di massima una buona dose di narcisismo c'è, ma ti dico, non è tanto narcisismo, è un po' più di follia la mia, è un po' più un gioco di far ridere, cioè chi mi guarda in quel momento sa chi c'è dietro, quindi c'è... quel C puntini 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 di Corrado, guardalo là, ok? Ma ti ricordi qual è stato il primo cartellone pubblicitario? La frase, che cosa hai usato? Ho usato 20 anni con voi, perché era 20 anni che facevo quel mestiere, e il piacere di rivederci. Giocavo un pochino sul rivederci, perché stavo aprendo un negozio nuovo, quindi rivederci, e rivederci perché ti porta, il mio lavoro ti porta a vedere di nuovo bene. Quanti ne hai riveduto nel tuo nuovo negozio? Allora, devo dire la verità che... sono partito che mi guardavo un po' indietro, cioè pensavo a quello, al mio lavoro, cos'era prima, e quindi avevo un'idea, sono stato strutturato bene perché lavoravo in dei negozi di ottica gestiti da una grande famiglia di ottici cagliaritani, quindi mi guardavo dietro avendo avuto la fortuna di lavorare per loro, quindi di accrescere professionalmente. Però poi c'è stato dal terzo mese in poi, ho detto no, la mia deve essere una strada che costruisco io, non deve essere fatta su un falso, ma proprio deve crescere con me nella mia maniera, quello che io sono, un po' pazzo, ma allo stesso tempo un buon professionista. Creativo e grande professionista. Creativo non devo dirlo io, però in linea di massima le mie pubblicità me le costruisco da sole, perché sono un po' puntiglioso per certe cose, attento a non sgarrare, soprattutto in questi anni devi essere molto attento a far sì che la tua pubblicità non sia lesiva nei confronti di nessuna persona, che è molto importante e giusto, ma allo stesso tempo ti tarpa un pochino le ali. Però diciamo che ti viene anche spontaneo, perché noi l'altro giorno eravamo da te e veniamo a trovarti spesso, e da una parte c'era una bellissima signora che penso avesse sull'80, e dall'altra parte c'erano dei bambini di 5-6 anni, insomma, e tu hai detto con grande orgoglio, sì, noi abbracciamo tutti, e come vedi non abbiamo più un banco chiuso ma è aperto, perché è proprio la nostra energia, quello che noi vogliamo trasmettere. Non voglio barriere economiche, sessuali, di orientamenti, ma questo lo sanno già chiunque, come la penso, in poche parole. La pensiamo della stessa maniera, sì, tutti noi. Non pretendo che ognuno la pensi come la penso io, però in linea di massima viva la diversità, non la parola comunità, che non mi piace assolutamente, ma viva la diversità dell'essere umano in quanto essere umano. Ascolta, abbiamo un minuto prima di andare in pubblicità. Come hai selezionato i tuoi collaboratori? Come si sono avvicinati? Perché sono quasi tutti simili a te. Tu sei sempre il leader, sei il perno di tutto, però quando uno entra nel tuo negozio, e anche tu non ci sei, comunque si sente a casa ugualmente. Beh, scusa, entrando nel tuo negozio, le prime volte ho pensato che uno dei tuoi collaboratori fosse addirittura tuo fratello, tuo figlio, cioè i collaboratori ti assomigliano pure. Dici il detto, chi si somiglia si piglia, sì. No? In linea di massima, guarda, il mio colloquio è abbastanza semplice. Facciamo una chiacchierata quando devo assumere, ci prendiamo un caffè. L'unica cosa che mi blocca un pochino è magari un italiano poco preciso, forse per questo sono un po', passatemi il, sono un po' talebano da quel punto di vista, ma per il resto non c'è nessun tipo di, anche perché penso che poi alla fine comunque per osmosi entrando nel negozio uno comunque tende proprio a cambiare, a prendere un po' quello che è il suo insegnamento, e di conseguenza si affina a noi. Bravo, visto che i tempi che ha perfetti Corrado, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito.
Con noi Corrado Marini e Massimo Poma, ospiti di Amiche sul 13 Estate. Allora, Pina, abbiamo parlato della carriera, insomma, di Corrado, ma lo sappiamo un po' meno di te, Massimo. Tu che lavoro fai, se ce lo puoi dire? Come no, certo. Io, Corrado ha un po' esagerato prima, quando parlava. Ha detto che sei ricchissimo. quindi noi non siamo curiose, no. Vogliamo subito sapere e capire, vediamo. Anche perché dobbiamo scegliere il ristorante dove farci invitare a cena. Esatto. Allora, io lavoro per un'azienda farmaceutica, ho fatto tutto il percorso degli studi universitari e quant'altro, e poi ho iniziato a lavorare per un'azienda farmaceutica dove lavoro ormai da una vita fa, più di 30 anni, quindi ho cambiato due aziende, sto in una multinazionale americana, ho un ruolo anche abbastanza importante all'interno dell'azienda, sto in Sardegna, quindi lavoro a casa mia, è il lavoro che mi piace. È il lavoro che avrei voluto fare sin da giovane e soprattutto per me è diventato un non lavoro, cioè mi diverte, e quindi finché mi diverte io ci sto dentro. Sei tra le persone fortunate che fanno un lavoro... A me piace, quindi piace. Per carità, questo... con tutti i pro e i contro di tutti i lavori, certo. Ci mancherebbe altro. Quindi... A volte sono i colleghi. Oh, scusa, no, scherzavo. Quindi... Abbiamo capito che ci può invitare. Adesso finiamo la trasmissione. Intorno alle 10 possiamo andare a cena. Prenotiamo noi. Ci sono tanti ristoranti qua, adesso prenotiamo. Ce ne sono anche qua vicino. Molto bene. Dimmi. No, io volevo sapere da Corrado. Tu sei una persona molto ironica, brillante, hai sempre la battuta pronta. L'altro giorno diceva Michela, nel tuo locale c'era una signora meravigliosa che sceglieva occhiali stravaganti, colorati. Quando tu ti trovi davanti una persona come la signora di circa 70 anni che ancora vuole osare, tu capisci subito al volo che puoi osare anche tu con le clienti e quindi fare il simpaticone come fai anche con le persone giovani, o hai dei freni in base all'età? Guarda, ti rispondo subito. In linea di massima, i tempi della vendita e l'approccio della vendita. Io non sono un grande venditore, io so consigliare bene, ok? Però i tempi e le modalità della vendita le fa il cliente, perché ogni cliente ha un suo carattere, quindi io mi devo comunque raffrontare con persone diverse, che questo mi arricchisce tantissimo. Di conseguenza la bellezza di avere una persona, diciamo non più quarantenne, che sceglie di un occhiale particolare, perché quello la fa star bene, per me è una fonte di gioia, perché comunque quell'occhiale girerà, lei lo porterà con nonchalance e quindi a quel punto ci sarà una doppia pubblicità, perché lei avrà un beneficio da quell'occhiale, che sarà quello visivo, che per me è quello, diciamo, la priority, però allo stesso tempo porterà un capo di accessorio, perché dobbiamo, certo, vedere l'occhiale ormai come accessorio, non come come mera protesi, e di conseguenza lei sarà più felice nel portarlo, quindi un beneficio non solo a livello oculare ma anche a livello estetico guardandosi allo specchio. Sì, ma quello che volevo sapere è se tu comunque sei brillante anche con le persone che non hanno la tua età, cioè nel senso che è proprio una cosa tua innata essere brillante, perché io ti ho visto, sei una persona brillante. Volevo sapere se ti ponevi limite in base alle persone di una certa età, più grandi, o se sei sempre così. Io in linea di massima sono sempre così, non è che abbia... non è che io mi costruisco un personaggio, io sono questo, nel bene e nel male. Se poi qualcun altro vuole andare in un negozio di ottica, magari dove c'è un ambiente un po' più gessato, sicuramente sa che non, cioè, sono bravo anche a fare il gessato, però non mi diverto. A fine serata non puoi controllare solo la cassa, ma devo portare anche qualcosa di cuore a mie figlie. Ma infatti si percepisce nel tuo negozio, no? Che c'è questo senso di... Assolutamente familiarità, sì. Insomma, ci si sente subito accolti. Grazie. E abbracciati. Qual è il cliente dei tuoi sogni? Cioè il cliente che non è mai entrato
nel tuo negozio? Bella questa domanda, bellissima. Grazie. Questa domanda. Mi è venuta in mente adesso. Perché allora il cliente dei miei sogni è. Allora, lo sceicco che arriva con lo yacht e compra metà negozio? No, perché, oppure... non è, perché si comprerebbe soltanto 50 o 60 occhiali e hai fatto solo cassa quel giorno. Ok? Se ti devo dire la verità, ho bisogno non di quel cliente in particolare, ma ho bisogno di piccole storie per poi fare piccoli atti del libro che all'inizio parlavate, ok? Bene. Poi per la questione dei papaveri basta farsi una canna e poi vedi tranquillamente. Lo sai che questa ce la siamo dette? Cioè no, no. Ne vedi di papaveri anche senza occhiali. Però Corrado, prova a immaginare se davvero un domani, cioè esistono già, però se tu potessi, quando sei di malumore, mentre cammini per strada, sì, vedere la strada, però allo stesso tempo poter vedere un prato, un campo di grano, perché hai bisogno di rilassarti. Allora, questo era il senso un po' dell'ottico di Edgar Lee Master. Sì, ti racconto una piccola perla, perché abbiamo fatto dei corsi di armocromia. Di conseguenza anche la luce che l'occhio riceve, filtrata da determinati colori, può influire sull'umore e quindi cambiare una giornata plumbea, magari con un celeste, la fa diventare una giornata leggermente più allegra. Hai quindi visto che l'ottico del libro sei proprio tu. Guarda, mi hai dato la risposta e io sono convinta di andar lì e qua metterò le lenti celestine. Mentre quella è rosa... Non volevo continuare. No, non volevo gli occhiali. Volevo dirti soltanto che potevi continuare. Nel frattempo gli passi le cartellette. Quella è rosa, per esempio, perché cosa servono? Questa è per il tuo amico. Sì. Le lenti color rosa, se quelle celesti... Allora, diciamo che ci sono dei colori che molte volte servono anche per nascondere una stanchezza dell'occhio e rinfrescare un pochino lo sguardo. Ecco, in quel caso okay. Che colore ci daresti? Allora, sono dei colori che secondo me possono essere, si chiamano coral, poi bisogna vedere anche l'incarnato della persona, quindi devo lavorare anche su quello, sul contorno occhi. Facciamo una seduta tra te e Pina, e poi si vede assieme, abbiamo degli ovali dove c'è l'armocromia e scegliamo insieme qual è il colore migliore per il vostro viso. Io mi sto prenotando. Io non mi prenoto perché tanto i colori non li cambio e uso sempre quelli che voglio io. Allora, è arrivato il momento del gioco. La rubrica Che amico sei? Facilissimo, le domande le faccio io, sono tre. Dovete rispondere bene, senza copiare. Okay? Vediamo, questa cartelletta mi piace moltissimo. Lo so, l'abbiamo creata a noi. Sì, veramente figa. Piace anche. Veloce, avete pochi secondi. Prima domanda, poi c'è un super regalo. Qual è la cosa più pazza che avete mai fatto? Dovete scrivere la stessa cosa senza copiare. Ah sì, se no non c'è... Certo, che avete fatto assieme. Vogliamo vedere se vi ricordate. Rapidi, Non dite niente. Corrado, non far copiare. No, non è quello. Corrado sta ridendo, capito? Perché ci sono cose che non si possono fare. Esatto. Ma noi te le faremo dire. Potete trasformare le parole. Seconda domanda, ci ripensi poi dopo. Sì. Seconda domanda, il gruppo musicale preferito, se ne avete uno comune oppure l'uno dell'altro? Quindi qual è? Corrado scriverà quello preferito da Massimo e viceversa. Gli sono andati lisci. Terza domanda, se potessi dare un nuovo nome all'amicizia, quale sarebbe? Corrado, lo vediamo molto... Massimo, hai già finito tutti e tre? Sì. Passa allora, la cartelletta puoi passare così. La cartelletta così, perfetto, grazie, questo è Massimo. Beh, carino questo.
È carino. Poi chiediamo. Ci sei alla prima? Alla prima no, perché... Una, quella che vabbè, secondo me... Ne abbiamo fatte no, talmente no, tante. Mi dispiace, è tempo scaduto. Sì, Guarda, sta suggerendo, sì, secondo sì, me non ho detto niente, non ho detto niente. Tempo scaduto, ciao, finito. Fatto, va bene. Allora, alla prima domanda, qual è la cosa più pazza che avete mai fatto? Vediamo cosa Massimo risponde, scappati dalle vespe. Fuggire dalle api, vabbè, stessa, dai. Va bene, però ci raccontiamo anche se volete. Come, perché... Gliel'hai suggerita? Sì, sì, no, perché... no, perché io, il mio cervello malato andava su altre esatto. cose, ma non era il caso. Massimo, dove è capitato? Cosa è successo? Eravamo a Calaluna, abbiamo in comune questa fobia folle, perché c'è sì, api e vespe, proprio insetti in generale. E eravamo a Calaluna, abbiamo deciso di mangiare qualcosa e per scappare dalle vespe abbiamo preso un ombrellone da spiaggia, abbiamo scavato una mezza fossa nella sabbia, ci siamo nascosti e abbiamo tirato l'ombrellone verso di noi finché mio cugino ha avuto la brillante idea di aprire il tappo dell'aranciata e lanciarlo verso l'ingresso dell'ombrellone. C'è l'aranciata che proprio sono entrate dentro una marea 4 milioni di vespe e noi siamo volati in acqua, ma lì era un disastro perché non era, cioè, diciamo che eravamo abbastanza succinti anche nell'abbigliamento. Seconda domanda, abbiamo pochi secondi. Seconda domanda era: il gruppo musicale che preferite? Vasco Rossi, i UAM. No, quindi sì, zero. Sì. Giusto? Oh, Massimo, sì, UM, sì. Sì, sì, io Vasco, lui Vasco, sì. Perfetto. Bravi. E okay. Invece l'altra domanda, Michela? L'altra domanda era, se potessi dare un nome all'amicizia, qui c'è un Corrado con un cuore. E qua c'è mente e cuore. Mente a cuore. Mente a cuore. Bello, ci hai pensato. Va bene, bello. Allora facciamo così. Dopo diciamo qual è il premio perché comunque lo meritate, sia per la figata delle vespe, l'aranciata è proprio pazzesca. E belle queste risposte. Vedi che poi gli uomini sono un po' più sentimentali. Ci vediamo dopo, pubblicità. Sì. Abbiamo fatto il gioco dell'amicizia, quello tra Corrado e Massimo, è andato abbastanza bene, anzi ci sono scappati anche dei cuoricini, quindi insomma è proprio un sentimento bello questo tra di voi. Ma c'è un premio, il premio è quello, ormai insomma lo conoscete, Pina vi dedica l'oroscopo. Sai già che segno sì, sono? Sì, allora Corrado è una vergine. Quindi adesso devo controllare la mano perché il tuo fluido passa attraverso la mia mente. Sì, va sei subito morta, qua. Pina. Sì, perché qua no, tutti mi vedono con la giacca e mi hanno detto ma sono registrate in inverno. No, registriamo d'estate e qua abbiamo 18 gradi, sì, è vero. No, perché sì. Ci sono 18 sì, gradi? Sì. Perché c'è qualcuno che è molto più caldo di me, diciamolo. Io ho anche il ventaglio. Anche dire. Il ventaglio a 18 gradi, vabbè. Allora, Vergine. Corrado. La tua saggezza è ben visiva, hai visto? Mamma mia! Nel tuo splendore. Il senso della misura è la tua forza. L'intelligenza tiene sotto controllo le seccature che vorrebbero conquistarti, ma tu, insomma, sei uno molto forte. Allontani da te tutto il silage ambrato e cuoiato che non è perfetto con la tua forza, ma prediligi le note al tabacco, cocco e rum. Vedrai, di momenti indimenticabili celebreranno la tua vita. Ricordati, il profumo di tabacco, cocco e rum. Devo aver paura del no, di tu dimmi se l'hai capito tutta. Ah? L'hai capito tutto? No, tabacco, cocco e rum. Esatto, allora tu sono sei. No, era tipo cuore, sole, amore, eccetera. Tabacco, cocco e rum. Allora tu devi seguire la scia di questi profumi e non. Avrai successo. Avrai mai sbagliato la strada. Ok. Okay? Sì, quindi sì, quando sì. Tu senti il rum. Scappa. Cocco. Sì, e sono astemio. Esatto. Devi sentire il profumo. E il cocco è l'unico profumo che mi dà fastidio quando lo sento d'estate. Corrado, è per quello che tu non hai successo. Ma porca miseria. Ok, abbiamo anche quello per Massimo. Allora, Vergine. No, ma che Vergine? Sei Acquario tu. Sì, Vergine. Sì, Tommaso è Acquario. Allora, Acquario.
Tommaso è quello della settimana scorsa. Oh, ma io me ne vado. Io Michela, no, 14 esco. Agosto, cioè siamo qui e siamo tornati dalle ferie, e Massimo per registrare questa televisione. Questa trasmissione. Anche a te non ha fatto male i papaveri. Allora, Acquario, sei pronto allo scatto a cogliere il nuovo e irrilevanti colpi di fulmine, anche metaforici. Sì, sì. Sei solare, potente, ammaliante, rapido se necessario. Ammaliante. Ammaliante. Questa estate che sta per finire la devi ancora vivere, ma solo mentalmente, perché purtroppo le ferie sono finite, deb straballai. Esatto. Questo lo dice l'oroscopo. Il sardo lo dice, è bellissimo. Allora, la cosa più bella, scusa, cocco qui no. No, niente, il cocco è per la Vergine. Voi dovete capire che lei queste cose le scrive da sola, io quindi non le leggo, non le ho mai sentite. Quindi, ah, perché per ci sarebbe bisogno anche d'aiuto per scrivere queste cose. No, d'aiuto in altro, con qualcun altro. Cioè, quindi vuol dire che cocco, tabacco e rum. Ricordati, cocco. Samba, samba. Però vi è piaciuto? Moltissimo. Devi dire sì, dovete dire che vi è piaciuto. Io avrei aggiunto una nota di sandalo. Allora, la nota di sandalo e bergamotto è per il Toro nel mese di agosto. Mi dispiace. Magari se ti faccio quello di dicembre potrebbe anche essere. Parliamo di vacanze, visto che amiche sul 13 estate, di amicizia abbiamo parlato tanto. La vacanza, Massimo, che desideri e che ancora non sei riuscito a realizzare. E Corrado ride, è seria la mia domanda. No. Sì, non ho detto però la vacanza fatta assieme, perché ho paura di farvi una domanda del genere. Facciamo le vacanze insieme da sempre. Appunto, per quello non vi ho fatto questa domanda. Siamo sempre in vacanza insieme, quindi... Okay. Ma lo sai che mi piacerebbe proprio molto? Ne parlavo con Corrado anche non tanto tempo fa. Appena stacco la spina, mi piacerebbe da lavoro ovviamente, mi piacerebbe tantissimo fare una bella crociera di 6 mesi e toccare tutti i continenti. Quella dei miei sogni. Te la regalo è io. Quella la dei crociera. Miei sogni. Bellissima. Mamma, te l'ho già detto, voglio andare in crociera. 6-8 mesi anche. Se bello, ti accontenti, bello, te la regalo io. Anziché quanti perché, continenti? 3 giorni. Tutti li devi toccare. Tutti, io ti faccio toccare tutte le province della Sardegna. Sì. Poi metti un mappamondo e vai. Andiamo tranquilla. Sì, se no mi sempre i papaveri. Giro. Senza papaveri. Allora, sì, abbiamo un consiglio letterario, perché qua si consigliano anche libri. E allora quest'oggi, visto scusa, che c'è il jingle. Ce l'abbiamo, certo. Non ci guarda, manca niente. Lo faccio io. Guarda, jingle. Libri da spiaggia. Lo portate il libro quando andate in spiaggia? Assolutamente sì. Oppure siete di quelli che fanno la pinnichella? No, parole tutti crociate. Tutti e due, pinnichella e libro in linea di massimo. Pinnichella o pennichella? Sì. Pennichella. Sì, plexiglass è quello che ti viene male, il resto lo sai dire. Mi prendo in giro perché durante il Covid io ho fatto una diretta dove non riuscivo a dare... dire plexiglass. Sì, mi si incartonava la lingua. Non chiediamo di ripetere. Non chiedetelo, no. Libri da spiaggia. Ah, libri da spiaggia. Eterobasiche hanno scritto questo libro dal titolo Romanzo di un maschio. E racconta, il protagonista è un ragazzo di 28 anni, laureato, vive ancora però con i genitori, ma fa di tutto per scroccare i soldi ai genitori, per farsi la vacanza in Grecia, sempre stare con gli amici, un giocherellone, è un po' uno che non vuole crescere, ma allo stesso tempo sogna di diventare miliardario. Ci sono tutti gli stereotipi degli uomini, tutti i comportamenti degli uomini, e per la prima volta sono due donne, le eterobasiche appunto, che sorridono e prendono in giro il maschio, così come per tanto tempo i comici, i cabarettisti, gli uomini hanno fatto nei confronti di noi donne. Quindi è un modo per giocare e prendere in giro il maschio, che però pare abbiano gradito tantissimo, perché è un libro che è andato tanto. Vi consiglio di leggerlo, una lettura veloce,
invita a leggere proprio sotto l'ombrello. Erano le madrine del Sardegna Pride, giusto? Sì, erano le madrine. Le hai conosciute? Le ho conosciute, le ho presentate. Peraltro una ragazza, la Mora, vabbè sono tutte e due More, adesso non ricordo il nome della ragazza, è, la mamma è di Silius, la nonna abita ancora lì, quindi abbiamo sorriso perché le ho messa alla prova, sei davvero sarda, tua mamma è sarda, quindi abbiamo giocato. Ne sapeva, meglio di me. Sapeva le parole, il rosa, l'amica era vestita di rosa e gli ha detto Cesa colore procu, cioè, perché la mamma gli ha detto che il rosa è il colore del suo procu, quindi ci ha fatto sorridere. Detto ciò, io ho finito, non parlo più perché mi avete preso in giro, compreso lui che non si chiama Tommaso. Esatto. Non voglio dire, lo so, non si, si chiama Massimo. Però Massimo lo chiamavano Tommaso perché lui toccava, capito? Esatto. Voleva per credere, voleva toccare, quindi solo per credere. A 28 anni. Com'è? Ecco, com'è okay, io consiglio comunque già, senza aver letto il libro, a tutti i ragazzi di 28 anni di state a casa dei vostri genitori. È il posto più sicuro al mondo. Non si pagano le bollette e soprattutto ve la godete alla grande. Fino ai 28, poi a 29 e via. Anche a 35, anche a 50, state con i vostri genitori. Ma perché questo? Tranne perché mio si sta figlio bene. Che deve andare via. È un falso mito che andarsene di casa si sta male. I genitori sono comprensivi, ti fanno trovare tutto pronto, è la cosa più bella di questo mondo. Ma adesso? Così? Sì. Non sta bene. È sempre i papaveri. È di glicemia. Io vorrei invece che i ragazzi andassero via presto da casa, perché essere indipendenti, non vivere con i genitori, ti rende più libero da tutta una serie di costrizioni che sono in casa. Prova a pensarti da sola, come dice Chiara Ferragni, pensati da sola con Massimiliano. Immaginati. Cioè, sì, no, noia, no, assolutamente. Poveretto. Ma poveretto lui. Certo. Ma invece, torniamo seri. Corrado, chi, visto che hai parlato di giovani che devono rimanere a casa, eccetera, un consiglio che puoi dare seriamente a un giovane che vuole intraprendere il tuo mestiere? Allora, studiare, tanto per iniziare. Ci sono varie facoltà fuori. Iniziare e continuare anche. Non è tanto difficile, ma non è neanche facile. Però è un, diciamo che in linea di massima in questo momento sono dei posti di lavoro che sono ricercatissimi, sia in Sardegna che nello Stivale, ok? E se poi riesci a fare qualcosa in più con le lingue, anche all'estero, sono abbastanza retribuiti a livello economico e di conseguenza lo consiglio vivamente. Bene, sono contenta. Invece per il tuo lavoro, Massimo? Il mio lavoro è abbastanza, come dire, standardizzato, nel senso che devi fare il percorso universitario, adesso c'è anche una laurea specifica per iniziare il percorso come informatore scientifico, però io per esempio ho fatto biologia all'università, ma qualunque tipo di facoltà scientifica poi dopo ti porta a fare delle selezioni interne. È chiaro che, non, come diceva Corrado, e su quello siamo d'accordo, chi vuol fare il lavoro oggi nel 2024 ci arrivi solo ed esclusivamente se sei preparato, quindi devi continuare a studiare. Io non ho mai smesso di studiare, così come non ha mai smesso Corrado, ognuno certo. Nel suo, però questo è fondamentale, quindi è un aggiornamento continuo. Assolutamente anche. Sì. Sta finendo il tempo, sì. Dovete scrivervi, vi abbiamo dato dei post-it. Non scrivere un pensierino. Un pensiero per il tuo amico Corrado e tu per il tuo amico Massimo. Fa molto gay questa cosa, mi piace. Ti piace? Bene. Sì, mi piace. Sono contenta. E noi, Michela, il tempo è volato. Ci dobbiamo già salutare del tutto. Sì, guarda, manca proprio pochissimo e dobbiamo dare appuntamento. Ma intanto io auguriamo buon Ferragosto. Buon Ferragosto. Tutti a ballare. Dove andate? Andate al mare, siete in montagna, andate a ballare come me e Michela, lanciate gli aquiloni, insomma, divertitevi, fatevi tanti buoni bagni. Ma come si dice da noi? Andate a tuffare. Allora, buon Ferragosto a tutti quanti. Grazie Massimo, grazie Corrado. Grazie a voi. È stato molto gradevole avervi con noi. Grazie per i pensieri che vi siete scambiati. Spero siano utili anche per altre coppie di amici. Soprattutto sono sinceri. Ecco, questo è importante, assolutamente. Dallo tu l'appuntamento, dai.
Mercoledì prossimo, ore 21, Tele Sardegna, seguiteci. Buon Ferragosto anche a te, Michela. Anche a te. A tutti. Ciao.